Ciao, ben trovato sul mio canale e ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è Il narcisista tradito. Allora, apro una parentesi, ti voglio dire che se vuoi partecipare ai miei video live nuovi per soli iscritti che saranno appunto tenuti da me i primi di luglio, puoi farlo. Qua sopra a sinistra c'è un pulsante, clicca, accedi a un sito dove ti puoi appunto registrare. Ricordi di registrarti alla voce solo video live. In questi video live che terrò una volta alla settimana, farò delle recensioni su dei libri che ho studiato riguardanti sia il narcisismo patologico, ma anche i libri di autoaiuto, quindi di self-help. Ho studiato dei libri di dottori indiani, ci saranno delle scrittrici americane molto molto brave. Insomma, cercherò di darti un quadro d'insieme, ti consiglierò alcuni libri da leggere, ma soprattutto insieme cercheremo di mettere in pratica questi insegnamenti che questi libri danno. Ripeto, se ti vuoi iscrivere, hai visto il link sopra a sinistra, accedi e ovviamente puoi iscriverti tranquillamente. Ripeto, partiranno i primi di luglio. Chiusa parentesi. Il narcisista tradito. Andiamo a vedere che cosa dice l'enciclopedia in merito alla parola tradimento. Secondo l'enciclopedia, il tradimento è un'azione delittuosa o comunque dannosa compiuta ai danni di qualcuno, profittando della sua buona fede e della sua fiducia. Questo video lo voglio fare perché molte persone che seguono il mio canale me l'hanno consigliato. La vittima, una volta che è sottoposta spesso e volentieri a offese, umiliazioni, viene svilita continuamente dal narcisista, può capitare perda la pazienza. Alcune reagiscono addirittura tradendo il proprio narcisista patologico, che le ha sempre usate, che le ha sempre sfruttate, che le ha sempre offese, non considerandole neanche, però una volta che vengono traditi, che reazioni hanno i narcisisti patologici? Si incazzano come delle pantere. Uno dei più grandi danni che può subire un narcisista patologico è colpire il proprio smisurato ego. Un narcisista patologico è un bambino mai cresciuto, dove se lui ha tutti i suoi giochini a posto non li guarda neanche, però se arriva un altro bambino e prende uno dei suoi giocattoli, ecco che lui si arrabbia e lo rivuole indietro. Stessa cosa fa il narcisista patologico. Quando vede che te magari hai trovato un'altra persona, o l'hai tradito, tra virgolette, con un'altra persona. Lui ti vuole indietro, ti rivuole indietro promettendoti mari e monti, dicendoti che è cambiato, dicendo che lui è la persona migliore dell'altro, mettendosi in competizione, promettendo di non fare più gli errori che aveva fatto prima. Una volta che poi ti ha riportato indietro, ricommetterà gli stessi errori perché ricordi che un narcisista patologico non cambierà mai. Il tradimento che magari tu non lo so, comunque le persone, le vittime di narcisisti possono fare nei confronti del narcisista è perché il narcisista non ha mai voluto una relazione. Il narcisista patologico non avrà mai una relazione perché lui vuole soltanto dei sudditi devoti da controllare, usare e poi scartare. Naturalmente la vittima, all'ennesima umiliazione, stanca, può reagire di petto. Ma quello che ti voglio dire è che se anche lo hai tradito, non ti colpevolizzare, sai perché? Perché lui non gliene frega fondamentalmente nulla. Cioè a lui interessa, parlo di lei, del narcisista, insomma, che può essere sia maschio che femmina, gli interessa il controllo, gli interessa avere un suddito, gli interessa non perderti per un altro, perché sono estremamente competitivi e odiano perdere le gare sulle proprie compagne, ovviamente magari, ripeto, che non guardano neanche più, che non considerano più. Il tradimento, lo vero tradimento, lo si perpetra solo nei confronti di chi ti rispetta, di chi ti vuole bene, verso le persone che credono in te. Ecco, se quelle persone lì tu le tradisci, allora è un vero e proprio tradimento e devi riflettere. Ma se tu non li tradisci, tradisci un abusante, non stai facendo nulla di male. Questo non significa, il mio discorso non significa, non ti esorto a tradirlo, assolutamente. Ti esorto a riconoscere i segnali di narcisismo patologico fin dal love bombing, che sono senso di grandiosità, loro si sentono superiore, invidia, loro invidiano tutti, oppure reputano che gli altri li invidino. Estrema gelosia, estrema competitività, falsità che già puoi capire nelle prime fasi di love bombing. Quando tu hai a che fare con un narcisista patologico e lo hai capito, taglia l'angolo, rompi la relazione e vai via. Ovviamente.
non ti colpevolizzare molto se lo hai tradito, perché ovviamente se non può essere andata a cercare. Perché è un narcisista patologico, non vuole avere delle relazioni sane, vuole avere soltanto degli schiavi o delle schiave. È tutto qua. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici. Ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico e quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero sempre più preziose. Quindi, se hai il dono di saperti immedesimare in stati d'animo altrui, tienilo buono perché è fondamentale. Tutto qua. Se ti è piaciuto il video, clicca e like. Ciao da Stefano.